Amici modellisti e collezionisti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models. È Robby che vi parla e vi presenta la recensione della Ferrari 156/85 di Michele Alboreto, che ha disputato il campionato del mondo per l'appunto del 1985 col grandissimo pilota italiano. È l'uscita numero 29, è qui davanti a me ancora in tonso nella propria confezione. Tra poco andremo a vedere sia il fascicolo che il modello, non prima però di avervi chiesto di mettere un like sotto questo video, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni. Bene, ho sistemato tutto come al solito, fascicolo sinistra, modello destra, modello che se ne va per il momento, e per dare modo a noi di dare un'occhiata veloce al fascicolo, che comincia con una bella foto di Michele Alboreto al volante per l'appunto di questa 156/85, è completamente progettata da Harvey Postlethwaite, il famoso progettista inglese che proveniva dalla Wolf, la macchina con la quale Jody Scheckter si fece conoscere universalmente all'interno della galassia della Formula 1, e che praticamente con questo progetto sostituì in toto Mauro Forghieri, che dopo essere entrato in rotta con la dirigenza della Fiat lasciò il reparto tecnico. Come vedete, questa macchina aveva caratteristiche abbastanza notevoli, ed in effetti iniziò la stagione 85 molto bene. Permise ad Alboreto di vincere una gara, il Gran Premio del Canada se non ricordo male, e di fare numerosi piazzamenti che lo portarono a metà del campionato addirittura in testa alla classifica del mondiale. E purtroppo nella fase finale del campionato stesso, svariatissimi problemi al gruppo turbine del compressore, che erano un triplo K, diede fastidi molto importanti e praticamente causò tutta una serie di ritiri che vietarono al nostro Michele di vincere quel campionato del mondo. Purtroppo lo vinse Alain Prost, il suo primo mondiale, e invece Alboreto arrivò solo secondo. Bene, qui siamo già alla sintesi tecnica. Vi dirò che questa macchina aveva un motore 6 cilindri a V di 120 gradi, di 1500 centimetri cubici di cilindrata, per una potenza massima di 780 cavalli a 11.000 giri al minuto. L'articolo finale ci dà una descrizione molto estesa della carriera di Alboreto, che come sapete purtroppo è deceduto mentre collaudava un prototipo Audi, e alla fine, in questo piccolo occhiello, anche una descrizione rapida della carriera di Harvey Postlethwaite, il progettista. Bene, l'ultima pagina ci rimanda alla prossima uscita, ovvero sia la Ferrari SF23 di Charles Leclerc, che vedremo nella prossima recensione. Bene, via il fascicolo, prendiamo il modello, eccolo qui, nella sua teca con il puntino centrale, che io disdico, odio. Bene, mettiamo via il tutto e prendiamo il modello. Il modello è su questa base dove c'è scritto Ferrari 156/85 Michele Alboreto 1985. Eccolo. Mettiamo via il tutto. Facciamo così. Ecco che è meglio. E diamo un'occhiata a questo modello. Cavoli. È fatto piuttosto bene, direi. Sì. Ottimo. Ora prendo il mio laser, eccolo qui, e diamo un'occhiata ai particolari che ci mostra questa Ferrari. Bene, partiamo dall'alettone anteriore,
con doppia ala, staccata, e quindi è molto realistico, vedete che si vede la tessura tra i due profili. Sulla parte anteriore del muso troviamo tutti gli sponsor, gli adesivi degli sponsor che erano presenti nella originale, e qui sulla punta del muso troviamo il cavallino rampante perfettamente riportato. Poi andiamo sulla sospensione anteriore, come vedete ci sono i triangoli superiori e inferiori, con le bocche di entrata dell'aria di raffreddamento dei freni. Proseguendo troviamo gli specchietti retrovisori, il piccolo windshield, che era più che altro così un fregio cromatico, estetico di questa macchina, e l'abitacolo. L'abitacolo che adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Giriamo il modello, ve lo metto a favore di camera e ve lo illumino anche. Eccolo qua. Vediamo nell'interno dell'abitacolo, eccolo lì. Il volante a quattro razze con il cavallino rampante al centro, perfettamente visibile, piccolo, piccolo, piccolo. Il cruscotto con gli strumenti tampografati, voi non lo vedete, ma io lo vedo. Il sedile con le cinghie di sicurezza appoggiate sopra e l'estintore lì davanti al sedile, vedete? Appena davanti al sedile. Direi che l'abitacolo è fatto piuttosto bene, non noto la leva del cambio, vabbè, e proseguendo verso longitudinalmente verso il posteriore troviamo il roll bar, vado piano per paura di rompere qualcosa, troviamo il roll bar, eccolo lì, ve lo metto più vicino. La parte superiore del serbatoio del carburante qui, e tutto il cofano motore che portava i flussi d'aria per l'appunto nella zona posteriore. Le due pance laterali, eccole qui, con le prese d'aria per il raffreddamento del propulsore e per l'alimentazione anche. Poi nella parte posteriore vediamo tutta la, ve la illumino di nuovo, tutta la sospensione posteriore, vedete, anche questa su triangoli deformabili, il radiatore dell'olio posizionato davanti sotto all'alettone, davanti alla barra di tenuta per l'appunto delle bave laterali dello stesso, ve lo indico con il laser. Sarebbe quella piccola appendice lì, quella. Ecco. E poi vediamo l'alettone. L'alettone in tre pezzi separati uno dall'altro. È fatto benissimo questo alettone, devo dirlo. Bene, andiamo nella parte posteriore, dove troviamo, ora ve la mostro e ve la faccio vedere illuminata perché è nero su nero, altrimenti non vedete nulla. Ecco qua. Troviamo tutta la zona dell'estrattore posteriore con i tubi di scarico che sfogano per l'appunto all'esterno di questa zona affinché i gas caldi provenienti appunto dagli scarichi del motore aumentino la velocità dei filetti fluidi in questa zona, aumentando anche la deportanza. Come vedete, l'estrattore è perfettamente in linea con l'alettone, quindi la deportanza dell'alettone si unisce, si aggiunge a quella dell'estrattore. Bene, andiamo nella parte laterale sinistra, troviamo un attimo solo, ecco qua, troviamo l'alettone anteriore con la fence laterale con l'adesivo Champion, la ruota anteriore fatta benissimo, ve la metto più vicino così avete
agio di vederla perfettamente, con il pneumatico Goodyear Eagle. Poi nella fiancata troviamo il radiatore di raffreddamento quasi in posizione a sfioramento, però con la bocca di entrata, ora cerco di farvela vedere, eccola lì, la bocca di entrata dell'aria principale, eccola lì, che porta praticamente il flusso dell'aria dentro alla pancia. Resto della fiancata si chiude a bottiglia di Coca-Cola, come si suol dire, a Coke bottle, come da studi aerodinamici degli anni 60 del NACA, che l'ingegner Whitcomb inventò per questa forma, per i velivoli supersonici, per la fusoliera dei velivoli supersonici, e che è stata sfruttata ed è tuttora sfruttata anche nelle macchine da corsa più veloci. Poi vediamo la sezione laterale del cofano motore, eccola lì, con la scritta Fiat ben visibile. Al posteriore troviamo la ruota posteriore, eccola qua, ve la metto ancora vicina così la vedete, con la paratia laterale dell'alettone triplano posteriore, con gli adesivi dei vari sponsor e il numero di gara, il numero 27, il famoso numero 27. Bene, andiamo dall'altra parte e troviamo ovviamente le stesse cose riportate nella stessa posizione, per cui vi faccio vedere il modello integrale, ma non sto più a soffermarmi oltre sui particolari. Bene, a questo punto io vi faccio vedere soltanto la parte inferiore, dove notiamo tutta la sistemazione dell'alettone anteriore, vedete, con la separazione tra l'aletta Fowler, oddio, questo non sarebbe proprio un'aletta Fowler, comunque mettiamola così, e il profilo principale. Poi tutto il fondo piatto e l'estrattore finale, ben visibile in questo caso, con i due tubi di scarico nella posizione in cui vi ho descritto prima e con la motivazione per cui sono lì. Ok, a questo punto io credo di avervi mostrato tutti i particolari di questo modello, i particolari più importanti. Lo rimetto sulla sua base, eccolo qua. E mi porto al termine della recensione dicendo che è un modello fatto molto bene. Per chi fa questa collezione, naturalmente non può mancare, ma anche per chi non fa la collezione, questo è un modello che merita veramente un voto alto, che io gli darò. Sono modelli fatti molto molto bene. Vorrei farvi vedere, se ci riesco, l'attacco delle sospensioni posteriori al mozzo ruota. Ecco, guardatela. Ve lo porto più vicino. Eccolo lì, vedete? Si vede addirittura la pinza del freno a disco, guardate. Sì, è fatta piuttosto bene sto modello. Benissimo, a questo punto io vi ricordo che sono il Roby, stavo guardando ancora altri particolari, ma non credo, ci sono altri particolari, ma non credo di riuscire a farveli vedere perché sono molto interni. Bene, vi ricordo che io sono il Roby, questo è il canale di Fly Roby Fly Models, vi ricordo anche di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni. Se volete, potete anche condividere questi video e se volete, potete anche scrivermi qualcosa per quello che riguarda le vostre preferenze, le vostre deduzioni, i vostri pensieri e quello, tutto quanto volete voi. Io sono felicissimo se mi interpellate, se mi
coinvolgete nella vostra passione. Io sono qui che aspetto anche di sentire il riscontro da parte vostra. Benissimo, detto questo, vi ringrazio tantissimo, tanto tanto, di essere rimasti fin qui con me e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao ciao!